Dio si è fatto uomo per salvarci, l'uomo può farsi vero uomo per migliorarsi, altrimenti Dio è morto in vano. Queste ragioni ci inducono a unire le nostre sofferenze all'intercessione di Maria Addolorata, a consacrare le nostre vite sotto la croce della redenzione e pronunciare l'atto di riparazione per chiedere perdono a Dio di Dio. Ora vi invito ad ascoltare questa preghiera che credo che ognuno di noi lo possa fare. Signore nostro Gesù Cristo, Redentore degli uomini, vero volto della misericordia di Dio Padre per l'umanità intera. La città di Gela si stringe in questo momento a te per rivivere insieme il tuo mistero pasquale, con il quale hai dato vita nuova a un uomo. Anche nella nostra comunità, che pure è felice di dirsi cristiana, non mancano gesti, parole, urla blasfeme contro il Padre tuo, contro la tua divina persona, contro la tua e nostra dolcissima madre. Anche tra noi, tuoi figli, si agitano violente passioni che sono tra le cause principali di ingiustizia e violenza. Siamo sommersi dall'indifferenza e dalla paura di un'ingiustizia. Noi oggi te ne chiediamo pubblicamente perdono. In sede di riparazione vogliamo metterci in cammino penitenziale dietro di te, che continui a camminare per le nostre strade e per tutte le vie del mondo, facendo della croce un segno di redenzione e di Dio. Signore Gesù, che sei venuto non a condannare ma a perdonare, abita da te. O Maria, Vergine Addolorata, in questi giorni di passione e morte vogliamo stare con te presso la croce del tuo figlio, in riparazione di tutte le mani narrate con me. Fa che il Giubileo della Misericordia, che Papa Francesco ci ha voluto donare, sia un tempo di pace del Signore, segno di rinnovamento spirituale, sociale e civile per la nostra città. E Gela sia veramente la comunità